Molto carino. Perché allora raga, stiamo per partire e siamo arrivati all'ultimo minuto che stiamo preparando la valigia per tipo il giorno prima. E appunto porteremo una sola valigia, essendo che partiremo per due notti. E quindi due notti. E tre giorni. E andremo a Milano per fare una cosa molto molto bella che non potete ancora scoprire, però col tempo lo scoprirete. E quindi niente, porteremo questa valigia qui di Globo, di Charro qui, che praticamente è rose gold. E niente, quindi ora l'apriamo. Ci porteremo ovviamente il necessario, perché non possiamo portare tipo l'infinito, perché non stiamo partendo per una vacanza del tutto. Allora aspetta, tira. Dammi, oh aiuto Giulia, aspetta. Oh cavolo, aspetta. Ecco qua, aperta la nostra valigiosa. Guarda quanto ho scritto questo giorno. Allora io prendo questa qua, cioè praticamente tutto. Allora quindi praticamente quella parte là. Io prendo quella parte. Sta lì. Che? Okay. Giulia, non è che tu prendi quella parte, dobbiamo avere tutte e quattro. Allora, vai giù. Prima di tutto, vabbè, io e Giulia ci mettiamo di qua, dai. Allora, questo è l'outfit che metterò per ritornare a casa. Quindi maglia gialla e pantalone grigio. Semplicissimo. Io invece, allora, l'outfit, aspettate. Ah, la, scusatemi. Con poi la cinta della Guess da abbinare sopra. Allora, poi io all'andata, cioè domani, porterò questa maglia qui, bellissima, è tipo un maglioncino, così, e questo pantalone e questo leggings a qua, tipo bellissimo. Poi io per il secondo giorno porterò la maglia verde, questa qui, verde acido, e il pantalone bianco semplice. Io aspetto. Scusate, ci sono ancora le etichette perché in pratica non le usate. E basta, quindi questi sono i due outfit che appunto porterò, mentre l'outfit con cui partirò sarà praticamente la maglia a righe di Bershka con il pantalone della Tommy. E niente, quindi sto ora pensando, devo mettere il pigiama. Sto pensando. Essendo che ho vissuto con la mia pelle in Milano, fa molto freddo a Milano. È vero che siamo a marzo, però precisamente io vorrei portare un pigiama abbastanza caldo. Quindi qua è di cotone e qui è in pile. E quindi porterò questo qui ad unicorno con il pantalone semplice bianco. Vabbè, ora parlo io. Allora, io in pratica mi sto un attimo perdendo perché non mi ricordo cosa devo portare primo giorno e secondo giorno. Il primo giorno lo porterò di sicuro questa. Il secondo quale devo portare? Cosa? Giulia, i tuoi outfit. Allora, l'aria, scusa. Poi? L'aria, scusa, questa è per l'andata. Mm-hmm. E scusa perché l'hai messo in casa. No, questo è il ritorno. Ritorno e qui. Poi il secondo giorno. Esatto. Okay. Poi io cosa mi metto per il ritorno? Quello è il bello che non lo so. Qui vabbè, metto intima, eccetera, quindi... Anzi, per il ritorno penso che metterò questa. Questa maglia, un felpone che tipo a Milano farà freddo e penso che lo userò. Poi porterò questo leggings tipo a jeans. E questo è il primo outfit. Poi questa, che penso che questa. Questa che outfit è? Qual è? Non lo so, devi... Per il allora, andata, ritorno, andata. E boh. Non lo so. Allora, facciamo una cosa. Andata. Poi come accessori appunto porterò
la mia cintura della Guess, che conoscete ormai, quindi è inutile che vi sto qui a far vedere, e il profumo della Gucci, perché io porterò questa felpa, tipo felpa, e questo pantalone che è bello. E infine poi metterò le ciabatte per appunto farmi la doccia. Scusa un attimo. Allora, no, allora, in pratica il secondo, il primo, all'andata, al ritorno metto questo. All'andata, quando c'è, no. All'andata metto questo, al ritorno metto questo. E il secondo giorno metto questo. E questa non so perché c'è. È un intruso? Boh, mettila, magari ti viene utile, che ne sai. Ma davvero, perché sottile, a Milano fa molto freddo. E quindi niente raga, io aspetta, la mia parte l'ho finita. È stato molto veloce perché comunque dobbiamo fare tranquillamente due giorni, due notti, quindi bene, ci sta. E quindi Giulia, che dire, tu hai finito? Il mio pigiama bellissimo e le mie pantofole a fragola. Bene, quindi ora chiudiamo qua tutto. Perché si sparca il piedico. Allora, aspetta. No, non so che niente. Ok, qui c'è niente. Nella curva mi è bloccata. Pure a me. Aspettate raga. Incastriamo qua. Ecco qua. Ecco qui, la nostra parte di valigia è pronta. Qui andranno i vestiti di mamma e i vestiti di babbo. E niente, quindi questa è la nostra parte e questa è la parte di babbo e mamma. E quindi niente raga, basta, perché comunque caricatore, cuffiette eccetera li metteremo tutti in uno zainetto, perché comunque nel treno. Ah, e poi questo l'ho fatto io, proprio io solo, in questo zaino, perché comunque ci sono le spine del caricatore nel treno, e quindi sicuramente caricheremo anche il cellulare e altre e cose. Qui sotto. E per faremo poi musical eccetera eccetera eccetera. Foto, vlog, assolutamente vloggeremo tantissimo raga. E quindi niente. Si staccano tutte le merendine. E quindi niente raga. 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo è il video, spero sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram, Marghe Giulia Kawaii Trentino Basso Official. Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real, sul secondo canale Marghe TV, su Musical.ly Marghe Giulia Kawaii. E se volete le maglie, le cover, le tazze, cuscine, tantissime altre cose di tantissimi altri colori, andate su www.marghegiuliakawaii.it. Noi mandiamo un bacione enorme, vi aspettiamo, vi invitiamo a guardare tutti i nostri vlog che faremo. E quindi niente, vi mandiamo un bacione enorme, e spolliciate tantissimo. Ciao!